Ciao amici musicisti e benvenuti a questo quarto episodio di A Lezione con Maro. Oggi impareremo ad armonizzare una scala, che sia essa maggiore o minore, per triadi, ovvero quella tipologia di accordo che abbiamo visto la scorsa lezione. Come abbiamo detto la scorsa lezione, esistono quattro tipologie di triadi, quelle maggiori, minori, aumentate e diminuite. Ma, armonizzando una scala maggiore o minore naturale, utilizzeremo esclusivamente quelle maggiori, minori e diminuite. Lo schema per armonizzare una scala maggiore per triadi è il seguente. Il primo grado sarà maggiore, il secondo e il terzo minori, il quarto e il quinto maggiore, il sesto minore e il settimo diminuito. Portando questo schema in tonalità di Do, ecco come sarà armonizzata la scala di Do maggiore per triadi. Avremo Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Si diminuito. Passando ora invece alla scala minore naturale, ricordiamo semplicemente che, come valeva per la costruzione di una tonalità relativa minore, basterà semplicemente seguire lo stesso schema a partire dalla sesta nota. Ciò vuol dire che il primo grado sarà minore, il secondo diminuito, il terzo maggiore, quarto e quinto minore, sesto e settimo maggiore. Nel caso dovessimo armonizzare la scala di Do minore naturale per triadi, avremo questo schema. Do minore, Re diminuito, Mi bemolle maggiore, Fa minore, Sol minore, La bemolle maggiore e Si bemolle maggiore. Come valeva per la scala maggiore e quella minore naturale, lo schema che abbiamo utilizzato per armonizzare queste due scale in tonalità di Do varrà per qualsiasi tonalità. Quindi, una volta che tu ti sarai impadronito di questo schema, potrai utilizzarlo per armonizzare una scala a tuo piacimento. Come al solito ti ringrazio per l'ascolto. Invito a lasciare commenti, dubbi o suggerimenti nella sezione commenti. Ti ricordo che troverai tutto ciò che ho detto trascritto in descrizione affinché tu non possa dimenticare alcun concetto e anche per rendertelo ancora più chiaro. E ci vediamo mercoledì prossimo alla quinta lezione. Ciao e grazie!